Allora, in entrata a questo video ti voglio dire che non mi guadagnerò delle grandi simpatie con quello che andrò a dire. Perché? Perché parliamo di un argomento importante che è la persona che più di tutte può bloccare lo sviluppo del tuo studio dentistico. Chi è questa persona? Potresti dirmi mia moglie, mio marito, mia madre, la mia segretaria, la mia igienista. Tutte ragioni vere, soprattutto le mogli. Emotional damage! Ma la persona che tendenzialmente incastra di più lo sviluppo dello studio dentistico è quell'oscuro individuo che si chiama commercialista. Che io allegramente, nel mio parafrasare i nomi delle persone, il mio alternare, lo chiamo commerdalista. Ora, per quanto rispetto io posso avere per i commercialisti e per la categoria, so che qualcuno dice ti faccio deferire dall'ordine, ti faccio chiamare dall'ordine, ma che cazzo sono mica un commercialista io? Cioè mi puoi chiamare all'ordine, se qualche commercialista guarda questo video pensa a questa cosa, raga, fate pace col cervello, non mi potete far chiamare dall'ordine. Soprattutto perché sto esprimendo una mia opinione e una mia esperienza basata su 20 anni di attività. Detto ciò, il commercialista, non volendo, perché non è che lo vuole, è una bravissima persona solamente, è un bravo professionista, competente nella sua materia e ti dà dei consigli che sono quelli didattici che aiutano nella gestione della maggior parte delle problematiche. Ora, perché dico che blocca la maggior parte delle persone? Vi faccio alcuni esempi che magari avrei sentito alcuni slang da commercialista. Tipo, a settembre-ottobre ti chiama e ti dice hai fatturato già più dell'anno scorso, smetti di fatturare. Poi ti dice, acquista quello che devi acquistare in anticipo, così comprimi e abbassi l'imponibile. E questi due meccanismi fanno andare a zozzone la tua cassa. Anche perché poi ti ritrovi a gennaio a dover incassare tutto quanto, quindi dover aver fatto lavori che incassi a gennaio, hai una serie di costi e il problema è che non è che la risolvi un anno, perché tutti gli anni è lo stesso consiglio, quindi se tu l'anno dopo, l'anno prossimo raddoppi il fatturato, sta chiamata ti arriva a giugno. Ma sarà possibile che un professionista ti dice di smettere di fare commercialista, ti dice che smettere di fatturare e di riempirti di costi? Ma questo non è un commercialista, cioè è un consiglio completamente idiota. E per quanto ne voglia, ci sono poi i commercialisti, non volendo, bloccano la crescita all'interno dell'SRL, non riescono a comporre le cose da mettere assieme. Guarda, qualche settimana fa stavo parlando col commercialista di una cliente che diceva no, non si può fare l'SRL per questo motivo, perché comunque paghi più tasse, poneva tutte le sue ragioni alla cliente e anche a me durante una video call. Mi ci sono incontrato, abbiamo parlato un po' più nel dettaglio di ciò che non si può parlare via video perché non ti capisci completamente, non puoi usare schemi, non puoi usare niente. Morale della favola, dopo un quarto d'ora ha detto alla cliente sì, così si può fare, ha ragione. Ora, questo non perché il commercialista non fosse competente, perché la persona con cui ho parlato è molto competente. Il problema è che a volte il professionista ragiona da professionista, non riesce a mettere insieme le leggi come farebbe una persona non così competente. E molto spesso il commercialista vede la sua attività o la tua attività con il suo binario, per come c'è una tradizione, per come si gestisce, non volendo blocca la tua attività. Viene da te come è successo con una commercialista non più tardi di 10 giorni fa, che dice sì è vero, perché stavo parlando col mio cliente e ha speso troppi soldi con voi, è vero che ha aumentato 400.000 euro quest'anno e altri 400.000 l'anno scorso, cioè tieni presente che era passato da 600.000 a 1.000.000 e da 1.000.000 a 1.400.000 e qualcosa nel corso dei 2 anni, cioè praticamente in qualcosa meno di 2 anni ha raddoppiato il fatturato. Poi dice secondo me ha speso troppo. A che io l'ho guardato e tu ti fai i tuoi. B, se una commercialista devi pensare a mettere a posto i conti, non come questo sta gestendo la sua attività, poi a una crescita costante, purché non sia un prezzo veramente esagerato, va bene comunque. Io pagherei qualunque cifra, non qualunque, però pagherei comunque per avere un costante incremento. Ora, questo è un modo di ragionare dei commercialisti. Mi capita anche di sentire dire i commercialisti che dicono no, ma non è possibile incrementare. Cioè voglio dire, tu che dovresti essere di supporto alla mia attività, mi dici non è possibile incrementare, è difficile. Adesso non ti dico di essere un motivatore,
però neanche che mi devi stracciare il c***o dalla mattina alla sera. Vedi, qui si parla la prima grande differenza. Essere il commercialista è un grande supporto, un supporto molto importante per la tua attività, ma non è la persona a cui deve essere delegata la scelta. Il commercialista deve pensare a dirti come scaricare le spese, fabbricare il bilancio e aiutarti a capire come gestire le spese all'interno dell'anno, quindi aiutarti a dire guarda che questa spesa è detraibile oppure no, queste cose qua. Per il resto deve farsi i suoi. Cioè, commercialista è un professionista, è, passatemi il termine, qualcuno che deve riportare poi allo Stato, perché ha delle responsabilità, un certo tipo di gestione. Lo paghi tu, deve dare una mano anche a te, però ha sempre l'incombenza che dall'altra parte c'è qualcuno che gli può tirare le orecchie. Quindi, per quanto possa dare una mano a te, è costretto, per normative e quant'altro, a tenere un profilo piuttosto tranquillo. Che fa anche bene da un certo punto di vista, perché non deve assumersi dei rischi che ti devi magari assumere tu come titolare dell'attività. Quindi tutte queste meccaniche fanno in modo che il commercialista sia un buon aiuto, ma non debba avere delle responsabilità nel processo decisionale. Cioè, tu sei titolare della tua attività, devi decidere tu. Il commercialista è un'ottima spalla, ma non deve decidere. Deve decidere in termini di materia fiscale, cioè, o in termini di materia di bilancio, questo sì, questo no, questo per questo motivo, questo per quell'altro, ma è un supporto comunque a prescindere. Anche perché se poi il commercialista fa una scemenza, comunque ne rispondi tu, cioè ne risponde anche lui, ma poi ne rispondi tu. Quindi, a prescindere, tu hai una grande responsabilità, ti devi formare, devi capire come funziona questo aspetto. E per quello che ti ho detto fino adesso, un po' per i consigli che dà, che tendono a essere normalmente molto pacati, vanno poco a braccetto con la crescita di un'attività. Ora, in 20 anni ho avuto a che fare con molti commercialisti. Per ciò che mi riguarda, circa il 97% dei commercialisti sarebbero da buttare nel cassone dell'umido. Bravissimi professionisti, nel senso che sono molto competenti, però fanno poco pace con l'intelligenza, cioè non riescono a mettere insieme le materie, non comprendono come funziona un'azienda. So che molti poi usano e ti dicono no, ma sai, ho tanti clienti, fanno in questo modo e ne ho viste tante e quindi ti danno dei consigli per quello che hanno visto, però A, non hanno partecipato a quell'esperienza, quindi non sanno veramente un c***o del perché è stata presa una decisione oppure no, di come funzionava quella materia, quella scelta, cioè non le ha vissute, non sa come ha funzionato nello specifico, quindi ti trasmette un'opinione o un'interpretazione o quello che lui ha capito o che gli è stato trasferito per cui è successa quella determinata cosa. Io spesso quando sento questo tipo di impostazione, cioè ti do dei suggerimenti perché ho altri clienti e non ho fatto anche altri, è come se mi sentissi dire, siccome a 14 anni guardavo i porno, sono un attore porno. Ah, le patatine di una volta. Ma cazzo no! Cioè, bravissimo, avrei dei grandi calli sulle mani e quant'altro, però no! Sei un commercialista, dai ottimi consigli, tu come professionista prendi ottimi consigli da queste persone che devono essere affiancate alla tua attività, ma si deve limitare lì, cioè devi avere una separazione tra ciò che è il consulente che ti dà una mano, che è appunto il dottore commercialista, che è un consulente importante, e quella che è la tua attività di titolare di studio che deve gestire cosa fare, devi decidere tu, non deve decidere lui o lei. Quindi, quali sono i consigli che normalmente il commercialista ti dà che non vanno bene? Non puoi fare l'SRL o è difficile? Non puoi farlo solo se hai dei problemi logistici, cioè nel senso che se il tuo studio non è a livello di spazi a posto per poterla fare, punto chiuso e basta, oppure potrebbe non avere senso in effetti in alcuni casi, ma sono casi molto specifici, molto particolari. Non va bene quando ti dice smetti di fatturare e acquista, perché ti sputtana la cassa, ti sputtana la vita, tu passi gli ultimi mesi a rincorrere, poi da gennaio in avanti passi a rincorrere i pazienti che devono pagare, cioè è uno stress della Madonna che si ripete nel tempo. Quindi chi sono le persone che devi avere vicino? Quelle che ti danno ottimi consigli su come gestire il bilancio, su come impostare le spese, su come fare alcuni tipi di conteggio. Dopodiché da lì in avanti la scelta è unicamente tua. Con questo saluto i miei cari amici commercialisti che adesso mi ameranno ancora di più e ci vediamo nel prossimo video.